Nikita Pelizzon si dichiara single, risponderebbe a Onestini, tifa per Rosy e sulle critiche a Venezia risponde. E adesso dedichiamo il V-Blog a questa intervista che Nikita Pelizzon ha concesso a Giovanni Abate e Gabriele Parpiglia, dove ha parlato di molte cose. In primis del fatto che è rimasta in contatto con diversi ex concorrenti del programma della sua edizione. Sembra fare una riapertura a Luca Onestini e Antonella Fiordelisi, con la quale ha forse avuto uno screzio, e svela di consociare Rosy Chen. Nikita Pelizzon racconta delle amicizie fatte dentro la casa del GF VIP. Dichiara la vincitrice del Grande Fratello VIP. Sono rimasta in buoni rapporti con diverse persone e questo è uno dei pochi reality che mi ha regalato un po' più di amicizie, perché non sono solita riuscire a fare tanta amicizia con le persone. Sono strasolitaria, quindi non è che mi vedete spessissimo fuori con gli altri, resto a casa a dipingere, a leggere e a meditare. Però se mi chiamano o mi dicono che stanno male sono la prima che va a casa e gli porta i farmaci. Nikita Pelizzon dice di Luca Onestini. Qui sinceramente non abbiamo compreso bene. La domanda è stata se risponderebbe a Luca Onestini al telefono e lei dice che. Risponderei ad Antonella Fiordelisi e anche a Luca Onestini non ho problemi. Probabilmente per rimarcare il fatto che non ha problemi a rispondere a nessuno, amici o non amici. Infatti con Luca Onestini credo che non si siano più riparlati finito il programma. Anzi, le sue ultime parole nei confronti del bolognese non sono state certamente di stima. Nikita Pelizzon è rimasta single. Parlando d'amore, ha svelato Nikita Pelizzon. Non sono sfortunata in amore, perché ci sono tanti tipi di amori, non solo quello relazione. Con Valerio non c'è stata nessuna ripresa. Sono single, sto bene con me stessa, se arriva l'amore va bene, ma non lo sto cercando. Per quanto concerne il Venezia Film Festival ha invece detto: sono abituata alle critiche, va tutto bene, sarebbe strano se non ci fossero. Il mio scopo era portare un vestito che fosse un messaggio rivolto alla decisione dell'America di inserire l'intelligenza artificiale nel cinema. È stata un'esperienza magnifica, non ho dormito per un giorno e mezzo quando sono tornata. Mi hanno invitata per partecipare, spesso ricevi un invito per vedere un film e fai il carpet collegato. E su Rosy Chen dice: c'è una ragazza che conosce dentro Rosy, quindi sono già di parte,